Una passerella così non si era mai vista. Il tappeto rosso, riservato per definizione a poche, pochissime star, si è affollato oggi della protesta. In circa 400 del comitato No Grandi Navi, all'alba, nonostante i controlli, hanno forzato le transenne. Un altro mondo è possibile, ripetono. Il pianeta sta bruciando, giustizia climatica adesso e trivelle zero, alcuni degli slogan che sferzano l'ingresso della Biennale. Rafforzato il presidio delle forze dell'ordine, alcuni dei manifestanti di diversi paesi europei stanno partecipando ad un campeggio formativo sui temi ambientali da mercoledì al Lido e hanno organizzato una manefestazione nel pomeriggio di oggi. Chiediamo allo Star System di prendere una posizione, ha spiegato Chiara Bugatti del comitato No Grandi Navi Venezia. E così subito il frontman dei Rolling Stone, Mick Jagger, al Lido per The Bird Orange Heresy di Giuseppe Capotondi, di cui è protagonista. Sono con loro perché sono loro che erediteranno il pianeta, ha dichiarato. Verso le 13 i manifestanti hanno lasciato il red carpet e con un tweet il ministro dei beni culturali Franceschini ha rassicurato: entro la fine del mio mandato nessuna grande nave passerà più davanti a San Marco. Il conto alla rovescia della premiazione della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia può ora cominciare.